abbiamo la massima portata. Ovvero la massima portata, però lo scopo della, del calcoli che dobbiamo fare è quello di determinare il diametro e la ed eventualmente la pendenza dei tubi che dobbiamo mettere, perché la planimetria della rete di impugnatura la conosciamo già. Quello che non conosciamo è quanto dobbiamo inclinare i tubi e qual è il diametro dei tubi. Allora andiamo a considerare il caso di una mini fognatura studiata, che poi in qualche modo corrisponde all'esempio che mi ha fatto, Nicolò con Cugino. Ci sono tre aree, 1, 2 e 3. La terza area ingloba anche le altre due. Per ognuna delle aree esterne applicate la teoria e i calcoli che vi ho illustrato nell'ora precedente. E siete in grado quindi di determinare la portata massima che in teoria si genera qui, perché come area considerate tutta l'area, o qui, ma questo terzo caso è un po' differente, lo vediamo in seguito. Questi due casi invece sono esattamente quelli che io vi ho illustrato prima, cioè le condotte di testa. E in realtà l'acqua noi pensiamo che vada dentro la condotta, cioè invece di afferire qui, noi pensiamo che l'acqua si concentri, vada in testa alla condotta e disegniamo il tubo come se dovesse supportare tutta l'area, tutta il contributo di tutta l'area. È chiaro invece che qui voi avrete varie caditoie e che vi è un aumento progressivo di contributo all'interno delle caditoie. Ma noi, nell'approssimazione che ci serve per fare il disegno, usiamo tutta l'area, la portata è quella che otteniamo qua, ma quella che otteniamo invece delle superfici scolanti pensiamo che vada in testa al tubo. In realtà in passato avevo sviluppato anche una teoria più complessa in cui la distribuzione dell'acqua era uniforme lungo tutta la tubazione, ma poi la formula veniva esatta e lunga 8 km. E la differenza nei calcoli era ridicola. Per cui alla fine usiamo questa approssimazione. Consideriamo dunque il bacino A1. Abbiamo la portata massima. A questo punto assumiamo che all'interno del tubo siano instaurate delle condizioni di moto uniforme. Moto uniforme significa che la portata è uguale ad omega per i, dove omega per i è la sezione bagnata all'interno del tubo, per V, dove V è la velocità dell'acqua all'interno del tubo. Velocità media della sezione, perché sapete, ben sapete che la velocità è in modo turbolento, ma è variabile all'interno della sezione. Qui assumiamo la velocità media. E la velocità media la assumiamo assegnata con la formula di Gaukeler e Strickler. Formula di Gaukeler e Strickler che assume che la turbolenza sia pienamente sviluppata. Voi potreste usare anche delle altre formule volendo, che sono magari più generali. Allora la velocità è uguale a K con S, che è appunto il coefficiente di Gaukeler e Strickler, o inverso del coefficiente di Manning, visto che usate poi SWIM, dove SWIM è usata la stessa formula, però all'americana, e la formula di resistenza di Gaukeler e Strickler nei paesi anglosassoni è chiamata formula di Manning. E invece è uguale, identica alla formula di Gaukeler e Strickler, salvo che il coefficiente invece di essere chiamato K con S è chiamato 1 su N. RH è il raggio idraulico alla 2 terzi e dico F è la pendenza del fondo del tubo alla 1 metro, cosa che voi conoscete da meccanica dei fluidi. Assumiamo che il tubo sia di sezione circolare e
voi, se volete, potete generalizzare questa cosa a sezioni arbitrarie. Per esempio, la generalizzazione di una sezione triangolare o di una sezione rettangolare è assolutamente banale, o trapezoidale anche. Allora, il grado di riempimento del tubo è dato da y diviso d. Questo y diviso d deriva da una serie di calcoli. In particolare, y che cosa è uguale? Beh, y è uguale a di mezzi, intanto, perché il grado di riempimento, assumo che nelle condizioni di progetto debba essere superiore a di mezzi. Più, oltre a questo di mezzi, che cosa devo aggiungere? Devo aggiungere questo pezzettino qua. E se fate un po' di calcoli trigonometrici che vi lascio a voi, vi viene che l'altezza di questo pezzettino è di mezzi coseno di pi greco meno teta mezzi, dove teta è l'angolo al centro, diviso di d e d si cancellano, rimane un mezzo che poi si mangia da qualche parte, e qui viene 1 meno coseno di teta mezzi per il grado di riempimento. Ma adesso questi conti li rifacciamo anche in altri modi nelle slide successive, quindi vi rendete conto che tutto funziona in maniera esatta. Ok. L'area bagnata, che ho chiamato omega, come si fa ad ottenere l'area bagnata? È meglio che questi calcoli li facciate voi a casa, perché i calcoli trigonometrici li avete fatti forse in terza superiore, seconda superiore, e poi non capita tanto spesso di rinfrescare e quindi è meglio che io vi dico come si fa, voi poi ve le rifate da soli. L'area bagnata come si calcola? Beh, l'area bagnata si calcola, se fosse tutta la circonferenza, quanto sarebbe? Sarebbe pi greco r quadro, giusto? R quadro è d quadro, quindi pi greco. Sì, pi greco r quadro è di quadro quarti, e questo spiega questo di quadro quarti qua. Pi greco r quadro voi lo potete pensare come due volte, lo potete pensare. Poi la sezione bagnata sembra in due pezzi, questo triangolo, l'area di questo triangolo, che vi dico già essere questa, sen di teta diviso 2, moltiplicata per di quadro quarti, e l'area di questa porzione di circonferenza. Allora sarebbe 2 pi greco l'angolo in radianti al centro, 360 gradi, e 2 pi greco in radianti. L'area sottesa ad un angolo teta è 2 teta mezzi. E quindi vi ottenete questa, 2 teta mezzi moltiplicata per il raggio al quadrato. Il perimetro bagnato invece cosa sarebbe? Stesso trucco, il perimetro bagnato è pi greco di tutta la circonferenza è 2
è 2 pi greco r o pi greco d. Ok, siccome tutta la circonferenza è 2 pi greco, al posto di teta vedete 2 pi greco, sarebbe pi greco d, senza di me, se il tubo fosse pieno. Una porzione di tubo invece di angolo al centro teta è semplicemente teta mezzi d. Mi servono l'area bagnata e il perimetro bagnato per calcolare il raggio idraulico. Uso i due risultati precedenti e mi viene che il perimetro bagnato, anche il raggio idraulico, è R quarti per 1 meno sen teta su teta. Allora, al posto di omega, qui posso sostituire questo valore, che è di 4 quarti teta meno 7 teta mezzi. K con S è un valore che mi deriva, è noto qualora io abbia scelto che tipo di tubazioni uso e mi è dato dal costruttore delle tubazioni. Ad esempio K con S potrebbe essere 90 nelle unità di misura opportune. Fate 1 su 90 e ottenete il coefficiente di Manning. RH alle 2 terzi come lo calcolo? Beh, devo prendere questa espressione e elevarla alle 2 terzi. Questa espressione elevata alle 2 terzi però ha due incognite in questo momento. Una è la D, il diametro del tubo, che è quella che veramente mi interessa, e l'altra incognita è teta. Teta però ha una relazione che non è 1 a 1, ma nell'ambito dell'intervallo che mi interessa è 1 a 1 tra con il grado di riempimento. Se io vado ad assegnare il grado di riempimento, che vi ho detto che lo voglio attorno allo 0,75, invertendo questa formula mi ottengo teta. E una volta che ho teta so l'area bagnata in funzione di D, ho il perimetro bagnato in funzione di D, ho il raggio idraulico in funzione di D. Allora, grado di riempimento lo fisso, ci sarebbe anche la pendenza della tubazione qua che mi rompe le scatole. Questo I con F, qua, anche la pendenza della tubazione è un elemento della progettazione. In questo caso, vi ho già detto la volta scorsa, la prendo la più bassa possibile perché io voglio scavare il meno possibile. La prendo attorno, diciamo, all'1 per 1000, possibilmente anche inferiormente all'1 per 1000, difficilmente riesco ad andare a costruire una tubazione con una pendenza inferiore allo 0,5 per 1000. Grado di riempimento lo fissiamo, la pendenza del tubo la fissiamo di primo tentativo magari all'1 per 1000. Poi poi vado a verificare che questa pendenza mi trovi che uno sforzo tangenziale al fondo dell'acqua nelle condizioni di progetto superiore a 2 pascal, 2 newton su metro quadro. Questa condizione si chiama condizione di autopulizia. Lo sforzo tangenziale al fondo a sua volta è questa tau, che è gamma per RH per I, dove RH è il raggio idraulico, gamma è il peso specifico dell'acqua e D è la pendenza. Quindi la mia pendenza, perché questa sia maggiore di 2 newton su metro quadro, deve essere maggiore di 2 diviso gamma per RH. Questa è una condizione che posso verificare a posteriori, cioè fisso la pendenza all'1 per 1000. Mi vado a fare tutti i calcoli che devo fare, poi verifico che il tau sia
maggiore di 2 newton su metro quadro. Se fosse minore di 2 newton su metro quadro, aumento la pendenza. In realtà potrei sostituire tutto dentro la formula e avere tutto. Se io utilizzo la formula di Gauckler e Strickler, la mia portata massima, che qua ho espresso come coefficiente endometrico per area, ma questa è la mia Qmax, che ho già calcolato tutta. Questa Qmax già la conosco. Mi viene K con S, un numero che conosco, per un'espressione che contiene teta, I e D. Ho messo tutto di primo tentativo qui, perché poi un'iterazione sicuramente la dobbiamo fare. Teta lo fisso con il grado di riempimento, I lo fisso in prima approssimazione all'1 per 1000, poi vediamo se rispetta la posizione di autopulizia. Quindi di quella formula conosco tutto fuorché D, che è il diametro del tubo. Questa formula ha anche una bella proprietà, che è invertibile rispetto a D. E l'espressione che si ottiene è questa, dove c'è una piccola variazione: al posto di S ho messo A, perché avevo sempre usato A, ma nella formula precedente mi era scappato un S. Questa è la portata massima, numeratore, questo è il K con S, questa è la pendenza alla 1/2, questo è un esponente che mi viene fuori dalle varie semplificazioni, e sotto ho 1 meno sin teta su teta da 2 terzi per teta meno sin teta alla 3/8. Questa è una formula molto utile, perché supponete che per esempio l'esame di stato, dove voi non avete solo una nuda calcolatrice che non programmabile, la vostra carta e la vostra penna, e vi chiedono, dovete progettare una fognatura. Come fate? Applicate questa formula qua per calcolarvi i diametri. Non verranno tanto bene in alcune situazioni, e più in là vi spiego perché. Però intanto è un'approssimazione accettabile. Il diametro che esce da qua, potete rendervi conto che non sarà un numero intero. Potrebbe venire per esempio 33,333 centimetri, non trentini. Ma ovviamente non esistono tubi da 33,33 centimetri. Esiste il tubo da 30 centimetri, esiste il tubo da 40 centimetri, esiste il tubo da 50 centimetri di diametro interno. Se voi volete far passare tutta l'acqua nelle condizioni di progetto, la prima condizione che dovete rispettare è che l'acqua non vada in pressione, quindi scegliete il tubo di diametro immediatamente superiore, che è quello di 40 cm. Questo significa a sua volta che il grado di riempimento delle condizioni di progetto non sarà più quello che avevate calcolato voi, ma ve lo dovete ricalcolare, e sarà inferiore allo 0,708. E quindi a quel punto vi rifate tutti i conti all'indietro per rimettere a posto tutte le quantità che servivano. Questa è la ragione per cui vi è messo diametro di primo tentativo, perché quel diametro di primo tentativo non è il diametro commerciale, e noi non disponiamo di una tecnologia a basso costo che ci fa i diametri così come vogliamo noi. Bene. Le unità di misura sono pari a quelle di questo fattore qua. Tutte le altre unità, le unità di misura del denominatore sono adimensionali, il 2 è un numero, quindi basta considerare le unità di misura che compaiono lì per controllare che il nostro diametro sia espresso per esempio in metri.
se state facendo dei conti. La questione è che in questa formula A vi compare di nuovo in ettari, cioè voi ce l'avete in ettari e volete il risultato in diametro, in centimetri o in metri. Quindi dovete introdurre un coefficiente per il cambiamento di unità di misura, che in questo caso è 10 alla meno 9 ottavi. Per cui nelle formule che vi vengono date, che trovate sui libri, spesso compaiono dei numeri stranissimi che non sapete da dove derivano, derivano da queste, da questi calcoli. Appunto, diametro commerciale superiore, le condizioni di autopulizia devono essere rispettate. Bene, abbiamo progettato il nostro primo tubo. La progettazione del tubo. Passate alla seconda area. Cambiano i numeri, ma il modello è sempre quello, cioè vado ad applicare alla fine anche la seconda area questa formula qua. Facile? Certo, devo aver risolto il problema idrologico prima, di qual è la precipitazione che per questa area mi dà la massima portata. La precipitazione che per questa area mi dà la massima portata è diversa solitamente da quella di prima. Certo che se voi prendete il lambda uguale a 5 minuti, se le due aree fossero uguali vi vengono anche gli stessi risultati. Terza area c'è un problema. Terza area ci dovrebbe essere un problema perché o avete un modo per determinare la costante la qui avevo un lambda, qui in teoria avrei un lambda 1, qui avrei un lambda 2, qui un lambda 3. O ho un modo per calcolarmi il mio lambda man mano che vado da monte verso valle, oppure trovo un altro sistema per fare i calcoli. Per esempio, potrei dire che qui ho in quest'area 3, ho tre contributi che mi derivano. Uno direttamente dall'area che direttamente affluisce all'area 3, più i contributi che mi derivano dai tubi che stanno sopra. I contributi che mi derivano dalle condizioni che stanno sopra sono un idrogramma di questo tipo qua che vedete disegnato in giallo, cioè nella sostanza io ho l'area 1 che mi dà un contributo di questo tipo, supponiamo. L'area 2 che mi dà un contributo simile, supponiamo che sia un po' più grande, però non simile. Qui ho il massimo del primo. Un momento, ma questa non è. L'ho disegnata sbagliata, oppure l'ho disegnata giusta. E nell'area 3, allora adesso vado coerentemente, l'area 3 è un po' più grande, otterrò un contributo di questo tipo. Sto ragionando correttamente o sto ragionando in modo sbagliato? Questo è il punto cruciale sul quale cadono il 99,9% delle persone che ragionano sulle fognature. Sto ragionando in modo sbagliato. Perché questi, sì, non vi ho dato tutte le, ma non si deduce, questi sono ottenuti per precipitazioni diverse. E sono, questi sono gli idrogrammi, si chiamano, di progetto.
qui il massimo lo ottengo, l'ho disegnato così, per un TP1, qui ho un TP2 e qui ho un TP3. Questi tempi di precipitazione sono diverse le precipitazioni, non sono questi tre idrogrammi che io devo sommare insieme. Io devo considerare per tutti gli idrogrammi la stessa precipitazione. Allora supponiamo che devo sì considerare l'idrogramma con i parametri della prima curva, però la precipitazione non si fermerà qui, la precipitazione qui crescerà, per esempio potrebbe essere così, anzi la disegno ancora un po' più bassa, così. Cioè una precipitazione meno intensa di quella per cui ho progettato questo tubo, ma che è quella che mi dà, anche qui sarebbe da discutere, ed è da discutere, la massima portata. Sto facendo un altro errore, ma dopo lo correggiamo di nuovo. Mi dà la massima portata nel terzo tubo, perché adesso sto progettando il terzo tubo. Anche qui la precipitazione sale più lentamente, perché l'intensità di precipitazione per una precipitazione più lunga è più bassa, quindi salgono più lentamente. Quindi anche qui ho questa precipitazione qua. Sto ancora sbagliando, perché non devo prendere il tempo di precipitazione che mi dà il massimo della precipitazione solo per l'area direttamente coinvolta nel terzo elemento, ma deve essere questa più questa, più poi devo prendere anche questa e questa, magari la massima portata potrebbe essere in realtà qui. Quindi qui il tempo massimo che devo considerare sulla terza precipitazione è questo T3 star, che è quello che mi dà la massima portata qui, ma che è la somma di questa, che allora disegniamone una terza, che salirà ancora più lentamente, qui sarà inferiore magari di poco a questa, anche qui sale più lentamente e sarà inferiore di poco, anche qui sale più lentamente, ma la somma di queste tre è la massima che ottengo. Dopodiché posso anche discutere che magari la precipitazione che mi arriva qua non la devo sommare così, ma la devo anche traslare di una certa quantità. Perché per muoversi da questo punto all'uscita deve ritardare di un certo tempo, cioè la somma dei miei etogrammi non sarà come li ho disegnati qui, ma di nuovo avrò in giallo la prima curva che mi va dentro nel terzo tubo con un ritardo di una certa quantità, poi sale e qui non so quanto mi devo fermare. La seconda curva che mi va dentro con un ritardo diverso dal primo, poi sale e non mi so quando mi devo fermare. La terza curva, che invece comincia all'inizio, sale e poi discende. Faccio la somma di tutti gli elementi e trovo per esempio che il tempo che mi dà la massima portata è questo qui, tipi rosso, che non è
che tiene, che deve tener conto anche del ritardo cinematico che la mia produzione di Onda di Piena deve avere nei primi due, deve avere per la Onda di Piena prodotta nei primi due elementi. Cioè produco l'onda di piena qua, poi questa onda di piena per arrivare in fondo qua deve traslare di questo tempo, anche se io l'onda di piena la traslo in modo cinematico, cioè senza nessuna riduzione del colmo, mi arriva dopo un ritardo che è il tempo che viene impiegato per trascorrere questa, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento, anche questo avrà un ritardo che evidentemente in questo caso è uguale, vabbè, questo è uguale, e quindi gli idrogrammi, la somma degli idrogrammi è fino a questo tempo è così, poi comincio a sommare le cose e ho evidentemente qui avrò anche delle variazioni e poi mi discende, devo cercare questo massimo, non questo massimo. Fare questa operazione in generale non è un'operazione semplice che voi potete fare a mano, perché ci sono tante variabili di cui dovete tener conto. Quello che io suggerisco per una progettazione sommaria è, per esempio, di trascurare i ritardi iniziali che vedete all'inizio e di fare la somma, una somma sbagliata praticamente. La somma sbagliata sovrastima la portata massima in realtà, perché mettete in sincronia tutte le onde di piena, mentre qui sono leggermente asincrone per via dei ritardi che le onde di piena delle aree più estreme subiscono. Però voi avete calcolato, diciamo, un'onda di piena che ha un massimo un po' più alto, se io questi massimi qua li metto uno sopra l'altro, tengo un massimo più alto. Poi verificate, quindi fate una progettazione di primo tentativo con i tubi, poi usate un programma più sofisticato come appunto può essere SWIM, per andare a correggere l'eccesso di gli eccessi che avevate fatto prima, cioè progettate una fognatura con diametri troppo grandi, poi a quel punto avete la rete, fate delle simulazioni con SWIM variando i tempi di pioggia. SWIM ha dentro tutta una serie di categorie di modelli di propagazione, di generazione del deflusso che sono più complicati di quelli che io vi ho in questo momento illustrato, che tengono conto del fatto che le precipitazioni, che i flussi sono asincroni e così via, e vi vanno a dire che per esempio che nel vostro terzo tubo non avete un grado di riempimento di 0,8, ma avete per le condizioni di massima portata avete un grado di riempimento di 0,5. A quel punto diminuite il tubo, il diametro del tubo, però intanto siete partiti da una condizione di progetto in cui non avete tenuto conto di quelle difficoltà che ho tentato di illustrarvi in precedenza. Dopodiché queste cose le facciamo in laboratorio passo passo, quindi andiamo a produrre le curve, i massimi per ogni singolo elemento, li andiamo a sommare, andiamo effettivamente a verificare quello che adesso vi ho illustrato in maniera sommaria e credo anche poco chiara su come funziona questa cosa qua. Per quanto riguarda il lambda, io vi ho dato un numero, vi ho detto prendetelo, lambda alla meno 1, prendetelo uguale a 5 minuti. Se volete proprio fare un primo tentativo. Ci sono stati dei colleghi, per esempio Cioponi e Papiri, che hanno dato questa formula che dipende da vari elementi, dove SR qui è la pendenza media, I è l'intensità di precipitazione, A è l'area
direttamente drenate di, non mi ricordo che cosa sia, di la densità di drenaggio, che sarebbe il rapporto tra la lunghezza della rete a monte e l'area della rete. Oppure quest'altra formula di Debord, che pure potete anche assumere come un elemento di possibile. Quindi sono date delle formule empiriche per lambda. Vista la procedura che usiamo noi, voi potreste usare per esempio una precipitazione in cui lambda lo assegnate in una maniera, può essere o 5 o 10 minuti. Tanto non si varia da queste due quantità. Dopodiché, attraverso ripetute simulazioni fatte con il codice, diciamo, di SWIM, in questo caso, andate a verificare, SWIM a quel punto usa dei parametri differenti per calcolare le precipitazioni nell'area esterna, quindi anche i tempi di residenza nell'area esterna, e voi state facendo solo una verifica. Andate a verificare quali sono le condizioni che vi si vengono a realizzare per la vostra tubazione. Qui se lambda lo do in minuti alla meno 1, TP in minuti alla meno 1, uno può prendere lambda compreso fra 0,1 e 0,2. In questo caso, se voi prendete lambda uguale a 0,1 e lambda uguale a 0,2 all'interno di questa precipitazione, in questa formula siete in grado di calcolare tutti gli elementi. Per esempio, prendendo n uguale a 5, a uguale a un etero e a grande uguale a un etero, e qui penso di aver preso a piccolo uguale ad 1. In questo caso vi viene lambda, no, il calcolo non lo calcolo, solo lambda, vi viene 0.316 e 0.447 nel secondo caso. Vuol dire che raddoppiando il tempo di residenza, passando dall'uno all'altro, i tempi di precipitazione aumentano di circa il 40% da un passaggio all'altro. Se andate a vedere qual è di meno, comunque potete fare un sacco di prove, di tentativi che poi puntualmente faremo in laboratorio. Quasi scarico, ma abbiamo finito.